Ciao ragazzi, bentornati in questa nuovissima nuova spesa da Pepco. Eh sì ragazzi, è qualche giorno con il bacio vivo, ma ho avuto degli impegni, perché come sapete, ovviamente, come tutti quelli della mia età, perché è evidente, tutti quelli della mia età frequentano un'istituzione, che è la scuola, quindi non ci si può solamente dedicare ai propri hobby, ma ci si deve dedicare specialmente ai propri doveri, quindi tutti gli impegni, e sapete benissimo quali sono i nostri impegni, quindi non so neanche dirli. Comunque, adesso sto un po' più prima, poi devo ricominciare. Comunque, sono stato da Pecco, quindi in questo nuovo video vi faccio vedere un po' di cosa che ho fatto da Pecco. Sono stato perché appunto volevo cercare una scatola, un contenitore da mettere sotto la televisione per coprire un po' l'angolo lì che è diventato un po' bruttino, visto che ho tolto parecchie candele, è diventato parecchio vuoto, ne volevo mettere uno per chiudere tutto all'interno di questo e così diventa più bello, non si vede quanto disordine che c'è adesso. E Pepco è un negozio che ha un sacco di bellissimi contenitori, sia nel caso che l'abbia trovato. E si dà il caso che abbia trovato anche altre cosette poi interessanti, perché come sapete quando si entra, come ho detto già un sacco di volte, quando si entra in negozi con prezzi così bassi è difficile contenersi al 100% e comprare solamente l'obiettivo per cui vi siete recati in quel posto, quindi difficilmente voi comprerete l'obiettivo per cui vi siete recati in quel posto, ma auspicherete ad altre cose, tentati, attratti dalla loro bellezza, dal loro fascino. Detta proprio in termini colti, se vogliamo proprio dirlo. Comunque, vi faccio subito vedere la prima cosa differente, ovvero il nuovo sacchetto di Pepco, che non ha più la scritta Use Me, ma è semplicemente Pepco bianco, classico. La scritta Use Me c'era qua sotto, non è più una volta. Comunque, carino. Prima cosa che vi mostro, non è una cosa mia, ma è una cosa della famiglia. Abbiamo comprato, questa qua l'ho comprata mia madre, me l'ho voluta anch'io, quindi sono per la casa, per la cucina. Tovagliette per mangiarci sopra. Sì, ragazzi. Ho contagiato con la mania del rosa pallido anche mia madre, quindi adesso piace moltissimo anche a lei, quindi ne abbiamo preso due pacchi. Abbiamo preso quattro tovagliette, tanto le hanno 2 euro, due pezzi, quindi ne abbiamo presi due pacchi, quindi quattro tovagliette che passano avanti. Sono bellissime, ragazzi, veramente, veramente bellissime. Le abbiamo anche azzurre, così adesso abbiamo anche rosa pallido, che sta benissimo. Poi mi sono tirato fuori il contenitore che racchiude anche tutte le altre cosucce che ho preso. Visto però che sono anche altre cosucce, il contenitore ve lo mostro per ultimo. Lo scontrino non ci interessa. Vabbè, 9,50 euro, se provate a saperlo. E voilà. Sono giusto tre cosette di. Le mie cose sono tre, esattamente come l'altra volta. Tre cosucce. La prima cosa è questa, ragazzi. Ho preso per 1 euro. Per 2,50 euro questo set di bicchierini. Sono bicchierini da sciottino. Secondo devo capire qual è il loro. Sì, questo. Ah, sono messo in una fila dal rovescio e una fila dal dritto, comunque. Ho preso questi bicchierini qua da sciottino. Ma non li ho presi perché appunto ho visto delle cose su YouTube, perché io sarò proprio sempre di video, in cui ci si poteva. Diciamo che mi sono venute in mente delle cose che ho visto su YouTube dei tutorial e ovviamente. Voglio provare a realizzare insieme a voi, prima provo da solo, poi se vengo a me insieme a voi. E ho preso queste bicchiere da sciottino piccolini per realizzarci delle candele. Infatti con questi qua l'intenzione è di sciogliere le candeline classiche che si mettono nei lumini e fare appunto delle nuove candele con le candele sciolte e inserirle in questi bellissimi bicchieri colorati. 2,56 euro pezzi mi sembra un affarone, non conveniente, più che conveniente, perché per 6 bicchierini e sciottino in vetro 2,50 euro è un affarone. E in mente di realizzare le candele e magari anche di usarle come micro vasetti per far crescere i germogli, perché
appunto ho visto un sacco di cose, mi sono messo in mente queste due idee, quindi ho detto, sai che faccio, sono qua, li prendo, li provo entrambi e al massimo se non vengono solo delle due, li usiamo come bicchiere da sciottino, tanto gli ospiti vengono sempre, quindi si possono sempre utilizzare come bicchiere da sciottino. Questi qua comunque 2,50 euro, un affarone, proverò prestissimo, ma più presto che mai, a fare queste idee, perché veramente sono troppo curioso e magari se vengono bene faremo un tutorial insieme. 2,50 euro, un affarone, c'erano anche bianchi a 1,50 euro, però li ho presi colorati perché appunto sono più belli colorati. Poi ho preso, c'era una nuova collezione, perché ovviamente da Pecco ogni mese fanno una collezione un po' come Tiger, e tra l'altro adesso c'è una collezione di maggio, devo farmi un girettino. Comunque dicevo che ogni mese fanno una nuova collezione da Pecco. Questa volta c'era una collezione tutta sul tema blu, quindi con tutti i sensori sul blu, blu chiaro, blu scuro, blu medio, sì, blu. C'erano vasi, candele, candeloni. E io e anche mia madre abbiamo visto di portarci a casa, perché piacciono molto anche lei, queste meraviglie. Per 3 euro abbiamo preso queste meraviglie. Queste meraviglie. Cioè, sono bellissime. Ovviamente avete già intuito che si tratta di candele. Ma la cosa più bella di queste candele sono i loro portacandele. Bellissimi, ragazzi, bellissimi. Sono di tre gradazioni di blu diverse, blu scuro, blu medio e blu chiaro, esattamente come il packaging di questa collezione blu. Abbiamo anche il candelone, ma cosa diceva, perciò non l'ho preso. Comunque, ho preso questa meraviglia, perché sono appunto di tre gradazioni di blu e sono tre candele, costavano 3 euro. 3 euro a pezzo, quindi 1 euro a pezzo. 1 euro a pezzo, quindi 3 euro. Bellissime, ragazzi, veramente bellissime. Ma la cosa più bella è proprio il portacandele. Durano 10 ore, infatti sono piccoline, ma infatti adesso di utilizzarle, se utilizzerò, penso che le utilizzerò, una volta finita la candela, ho intenzione, appunto, l'ho anche presa perché ho intenzione di riutilizzare i portacandela, magari come dei vasi, oppure per farci delle nuove candele, perché appunto, studiando l'educazione civica, a scuola ho studiato anche economia circolare e poi sono molto a favore dell'utilizzo delle cose, quindi voglio utilizzare il più possibile le cose belle e non buttarle, perché appunto anch'io sono a favore dell'Agenda 2030, quindi voglio cercare di utilizzare le cose il più possibile. E quindi mi faccio sempre venire delle idee, per la sempre ispirazione per utilizzare le cose, quindi perché non unire l'utile al dilettevole, quindi dilettevole sarebbero le candele, che è bello. Però possiamo unire anche l'utile facendo diventare qualcosa. Perché, ragazzi, io dico sempre che qualunque cosa può avere una nuova vita. Quindi, economia green, salviamo noi, salviamo il pianeta. Quindi, parentesi, l'educazione civica chiusa comunque. Bellissime, ragazzi, bellissime. E le riutilizzerò, ragazzi. Veramente, perché sono veramente stupende. Bellissime. Poi la cosa bella è questo portacandele con queste specie di bolle d'aria che ha all'interno. Veramente, opera d'arte, opera d'arte. Voi sapete, ragazzi, che a me lo stile old piace un sacco. Non criticatemi, ma solo a cui piace lo stile old. E se anche voi siete così, fatemi sapere nei commenti. Ultima cosa, ragazzi, il contenitore, ovviamente, ne parlavamo all'inizio, adesso lo mostro. Diciamo che l'obiettivo per cui sono andato a Pepco l'ho raggiunto e l'ho portato a casa. Ovvero, mi sono preso questo bellissimo, questo meravigliosissimo, questo unico contenitore. Bello capiente, della misura giusta per il vano sotto la televisione. E questo qua, oltre ad essere molto capiente, è anche bellissimo. È fatto ai manici in legno, la struttura penso sia di plastica. Ed è tutto rivestito con questo bellissimo tessuto a foglioline verdi di tutti i tipi. Ragazzi, avete sicuramente intuito che si tratta di stile neotropicale. Perciò io adoro lo stile tropicale e non potevo assolutamente lasciare questa meraviglia. Perché, ragazzi, come ho detto prima, per qua ho un miliardo di contenitori. Ma quando ho visto questo, ho detto: no, tu sei mia, ma non ci penso due volte, ti metto subito nel cestino. Anzi, ti uso come cestino. Detta no, più ironicamente. Ti uso come cestino, perché è veramente stupendo. Perché subito penso di andare all'IKEA, ma le classiche scatole, ragazzi. Ho preso la Pepco invece che un sacco di miei contenitori, anche di misure diverse, e ho trovato questa meraviglia.
Se deve pensare ad altro, ragazzi, non solamente di chi. Comunque, bellissimo, ragazzi. 4 euro, ho pagato 4 euro, ma li vale tutti anche perché sono sicuro che durerà perché è bello, bello resistente. Veramente, è bello, bello resistente ed è pure bellissimo da vedere. Quindi, questo qua lo tiro fuori così. Quindi, non vedo sto cosa c'è dentro, ma almeno non lo vedo. Era proprio questo qua il mio obiettivo, chiudere dentro le cose che utilizzo, ma non voglio che si vedano. E al posto delle cose che utilizzo, ma non voglio che si vedano, vedo invece una bellissima livrea, un bellissimo packaging con le foglioline. Bellissimo, ragazzi. Se anche voi adorate questo stile basico neotropicale, fatemelo sapere nei commenti. 4 euro sconsigliato. Niente, ragazzi, che dirvi? Questi qua erano i nuovi acquisti da Pepco. La mia nuova spesina da Pepco, perché sono venuto tra questi come l'altra volta. Tra l'altro, ragazzi, la cannella della scorsa volta, vi avevo detto che vi aveva dato la recensione, è pessima. Non compratela perché veramente ha una cera che arriva da circa 3 dita, quindi veramente bocciata. Comunque, facendo riferimento all'altra volta, se avete visto lo scorso video, avete visto che ho comprato la candela. Comunque, non mi piace, è bocciata. Comunque, parlo di quella grossa alla pera, non quella piccola alla banana. Quella è buonissima invece, quella consiglio, quella grossa invece no. Adesso torniamo al video odierno e non al video obsoleto. Comunque, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei nuovi acquisti. Qual è il vostro prezzo preferito? Magari farò anche un sondaggio per avere più parentazioni. Comunque, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto di più A, le candele, B, il contenitore, oppure C, i vitrini a sciottino che ho deciso di farci queste due cose, o le candele oppure i germogli. Che poi, se viene bene, lo faremo insieme, ragazzi, promesso. Comunque, fate sapere nei commenti il pezzo che più vi è piaciuto. Se anche a voi piace questo stile, se anche a voi piacciono le candele, se anche voi avete un Pepco, se avete già acquistato una Pepco, tutto quanto nei commenti. Se volete altri audio di Pepco, se volete il video in cui vi mostro come ho utilizzato quei bicchierini, se vengono bene ovviamente, e niente, se vi è piaciuto questo video mettete like, nel caso vi decideste di iscrivervi al canale io sarei contento, quindi iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo nel prossimo video, bella raga!